come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ascoltiamo, fratelli carissimi, il Vangelo di Matteo in questa 19ª domenica del tempo ordinario. Dopo che la folla ebbe mangiato, Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio». Un brano del Vangelo che presenta due momenti. Il momento quando gli apostoli erano rimasti abbastanza contenti per il miracolo che Gesù aveva fatto con la moltiplicazione dei pani e dei pesci, e poi il secondo momento quando si trovano sulla barca e vedono venire nel cuore della notte Gesù come un fantasma che cammina sulle acque. Ecco, potremmo dare un tema anche qui a questo nostro brano del Vangelo, un messaggio per noi cristiani: camminare sulle acque della storia nella nostra vita quotidiana. Si parte da quella scena, vi dicevo, quando gli apostoli erano rimasti tutti quanti contenti nel vedere quelle 5.000 persone, 5.000 uomini, senza contare le donne poi e i bambini, subito dopo essere stati sfamati dalla moltiplicazione dei pani. E l'interrogativo che ci si pone è propriamente questo: come bisogna comportarsi quando l'essere cristiani ottiene il consenso e il plauso degli altri, quando gli altri cioè si stringono attorno a noi, manifestano elogi? Come ci dobbiamo comportare dinanzi ai successi? Gesù qui ci dà, a mio avviso, un esempio grande, l'esempio quando la missione propriamente ha successo. Ecco cosa dice il brano del Vangelo: ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda. Ordinò significa costrinse, cari fratelli. Gesù costrinse questi apostoli, anziché stare lì a ricevere plausi, complimenti dalla gente, Gesù invita, costringe questi apostoli a salire sulla barca e ad andare avanti. I discepoli si trovavano davanti a una folla, ma Gesù subito non permette che gli si dica
di volerlo fare re. Era per loro, per gli apostoli soprattutto, l'ora del trionfalismo. Gesù non ci sta. Il discepolo non deve basarsi sui successi della propria missione, ma confrontarsi, come adesso vedremo, ogni giorno con le proprie fragilità e i limiti delle persone, delle proprie comunità, salire sulla barca per dare fiducia soprattutto alla misericordia di Dio. Ecco che dopo il successo, per l'abbondanza di questo pane condiviso, Gesù intima a confrontarsi subito con la pochezza della loro fede, l'abbondanza dei pani e la pochezza della loro fede, invitandoli così ad affrontare una traversata notturna. Perché non ci lasciamo ingannare dalla autoesaltazione per i risultati ottenuti? Lui si raccoglie da solo in preghiera presso il Padre. Il Vangelo ci dice: Gesù salì sul monte, venuta la sera, egli se ne stava solo lassù a pregare. La barca, distante già qualche miglio da terra, era però agitata dalle onde a causa del vento contrario, ci dice il versetto 24 di questo capitolo 14. Anche la Chiesa vive la precarietà dovuta alle onde della storia, della nostra esistenza, nella quale è chiamata a camminare. È il vento contrario che le soffia nella realtà della vita quotidiana, il mondo che soffia contro questa barca dove si trova la Chiesa. Il testo non dice però che questi uomini hanno paura. Ricordiamoci che molti di loro sono pescatori, affrontano il lago anche in ore notturne. È normale che ogni tanto il lago sia mosso. Ciò che li spaventa, sapete cos'è? È Gesù che si avvicina a loro camminando sulle acque. Dice il testo del Vangelo: furono turbati, è un fantasma, addirittura gridano, si misero a gridare dalla paura. Gesù cosa fa? Si rivela come il Dio dell'Esodo che libera dalla schiavitù, come quando per Mosè nella vocazione Dio si presenta con il suo nome qualificato: sono io, Yahweh. Adesso qui Gesù: sono io, io sono. Qui c'è però, al confronto dell'altro testo di Esodo 3,14, una maggiore tenerezza, potremmo dire, e umanità. Coraggio, non abbiate paura, sono io. Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù, dopo che fu Gesù stesso, dietro sua richiesta, ad incoraggiarlo. Ammiriamo qui la passionalità di Pietro, lo slancio di Pietro, il carattere di quest'uomo, il trasporto interiore che cerca di anticipare questo abbraccio del Signore, come i bambini, no? Che imparano a camminare piano piano, piano piano. Quando si lasciano distrarre però da qualcos'altro, che cosa succede? I bambini inciampano e cadono. Anche qui forse Pietro si fida troppo di se stesso, del proprio successo sulle acque. Scopre che la sua vera forza
e lasciarsi afferrare dalla mano del Signore, presolo per la mano, quando si accorge quindi di affondare nei propri trionfalismi. Subito Gesù stese la mano e lo afferra. Questo cammino sulle acque, questa rivelazione del santo nome, questa invocazione, Signore, salvami, rivelano questa presenza del Dio. Subito il Signore è lì presente e ci viene il nostro soccorso. Il vento che improvvisamente si placa convincono tutti quelli che sono nella barca che Gesù è vero Dio. Come si conclude questo brano del Vangelo? Con quella bellissima esclamazione. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: davvero, tu sei il Figlio di Dio. È ciò che si propone l'Evangelista, è il messaggio che viene rivolto a ciascuno di noi. Gesù è il Figlio di Dio, davvero tu sei il Figlio di Dio. Pietro è stretto al petto di Gesù, tutti convinti che Gesù è veramente Figlio di Dio e che, cari fratelli, noi siamo figli nel Figlio Gesù. È per questo che ci lasciamo guidare, condurre in questa barca nella storia della nostra vita presente. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signore.